La Bonatta, Terranova Bracciolini e niente, se non avete visto la puntata della scorsa settimana, A tavola non si invecchia vi ha presentato un piatto che Giovanna mi ha insegnato a cucinare, che erano gli gnocchetti al tartufo estivo con gamberoni. Qui Giovanna sono venuti da Dio, a me a casa così e così, però niente, rimedieremo questa settimana con una nuova prova, da cuoco, non del cuoco, perché se no, ciao Giovanni. Ciao. Allora, Giovannina mia, vedo un sacco di bella roba, soprattutto vedo dei pezzi di carne stupendi. Cosa sono innanzitutto? È un filetto di manzo. Filetto di manzo, quindi parliamo di un secondo quest'oggi. Un secondo piatto, sì. Che in genere i secondi sono sempre un pochino più difficili rispetto ai primi, giusto? Perché sì. Quando si parla di carne c'è la giusta cottura, sì. A seconda poi del piatto, della ricetta, va cotta di più, va cotta di meno, insomma ora questo lo capiremo e quindi mi metti subito alla prova, sei proprio un'amica, ti voglio benissimo, per farmi fare brutta figura subito. E che cos'è questo piatto? Allora, la ricetta è la ricetta del filetto alla Wellington, però oggi, come avrai visto anche dal mio cestino, Pane schiacciata, pane, di roba pane, di farina, pane. Di recupero. Pane di recupero. Quindi, la signora Teresa. Certo, ormai anche te l'hai conosciuta. La signora Teresa, se ha del pane che gli rimane, come succede penso in tutte le famiglie, oggi io intanto vi presento il filetto alla Wellington, però quello che ti farò assaggiare come primo piatto è fatto con recupero di pane. Ti farò assaggiare un dessert fatto con il con recupero di pane. Allora, io imparerò a cucinare il filetto alla Wellington. Piatto, dobbiamo dirlo questo, che è dell'alta cucina internazionale, perché è un piatto conosciuto nel mondo. Noi lo facciamo rivisitato dalla Giovanna, ma so che non è un piatto semplice. È per niente. Per niente, per eccoci, niente. Era lì che cascacciuco, cioè io. Piatto internazionale è rivestito di pasta sfoglia, noi adopriamo un filoncino di pane. Allora, prima di andare avanti, signora Teresa, questo è il suo momento, il momento che lei sta aspettando, e con lei tutto il resto delle Valdarno e non solo del Valdarno, la ricetta per il filetto alla Wellington, rivisto però dalla Giovanna, quindi il filetto alla Wellington della Giovanna. Prego Giovanna. Manzo. Questo a seconda discrezione di quanta carne viene mangiato. Il filetto è un pezzo molto pregiato, è un pezzo molto costoso, quindi per giocarci sopra uno lo accompagna con più contorni, ne basta poco, 150 grammi a testa, quindi per 4 persone circa 600 grammi di filetto. Abbiamo un 250 grammi di champignon che io ho già trifolato per guadagnare un po' di certo. tempo. Un etto e mezzo di prosciutto toscano. Sì, siamo in Toscana. Siamo in Toscana, poi dopo torneremo appunto proprio sulla filosofia della Bonatta, quindi per questo l'ho sottolineato, prosciutto toscano. Sì. La ricetta prevede il patè di fegato d'oca. Il patè di fegato d'oca, noi si mangia fegatini col pollo, ma il fegato d'oca non ne siamo biotti, non ne siamo consumatori. Allora, per dare la burrosità e la giusta consistenza di grassi, usiamo la nostra besciamella. Besciamella. Quindi questa ve la fate precedentemente, tanto sì. La ricetta della besciamella la signora Teresa la conosce, quindi poi gliela faremo vedere un'altra volta magari, però il nostro tempo è poco, quindi abbiamo della besciamella già pronta. Questa è la consistenza. Non deve essere molto liquida, ma neanche molto soda, si deve proprio amalgamare dopo con i funghi.
Cominciamo? Cominciamo, prima però volevo ricordare, perché a me è piaciuta molto la filosofia del ristorante Braceria alla Bonata, perché Giovanna non va da sprechi, nel senso il primo requisito che vuole per la sua cucina è la qualità degli ingredienti. E l'altra cosa che a me piace è che il tuo menù è un menù che non può stancare, perché non si sa nemmeno il giorno dopo cosa ci sarà, perché te esci, vai dal tuo rivenditore di fiducia, guardi quello che c'ha al prezzo migliore, al prezzo più conveniente, ma sulla qualità ottimale, e da lì poi ti inventi il menù. Quindi non ci annoiamo venendo in questo ristorante. Fra l'altro, la Giovanna fa una cosa carina veramente per tutti, soprattutto in questi tempi di congiuntura economica, perché lei, nonostante ci proponga il filetto, e lo risottolino, questa sera si farà il filetto alla Wellington della Giovanna, nonostante questo, lei, che sia carne, che sia pesce, un menù intero, 25 euro, e chi si è visto, si è visto. Volevo sottolineare, sì, che quello che vendono, che io servo a te, non è il menù da 25 euro, sono degli assaggi. Certo, che facciamo apposta per cucinare e per conoscere l'ospite che dopo avremo. Il nostro menù da 25 euro comprende 5 antipasti, un primo, un secondo, sia di carne che di pesce, più acqua, sorbetto e caffè. No, io gliel'ho chiesto espressamente alla Giovanna di farmi mangiare poco, perché sennò da qui a fine stagione io non imparo nulla e penso solo a mangiare. Invece io voglio imparare, perché la mia moglie a casa aspetta a bacchettarmi, dice: oggi che hai imparato, se fa come la volta scorsa che gli gnocchetti mi si sono disfatti, non mi ci manda più. Stringiamo? Ah no, la consistenza. Va bene, allora Giovanna, dimmi da dove devo partire. Ah no, lo so io, vado a lavarmi le mani. Bravo. Con l'antibatterico. Allora, il nostro tagliere, noi lo diciamo che soprattutto a beneficio di chi è a casa, perché essendo in un ristorante dobbiamo utilizzare tutti oggetti a norma, e quindi utilizziamo taglieri questo materiale. Ma lo sai che in questo momento non me lo ricordo. Va bene, tipo, insomma, questi, perché non sono di legno e quindi si lavano il lavastoviglie con l'antibatterico e tutto. A casa, ovviamente, se non le avete, potete tranquillamente usare i taglieri di legno, perché tanto siete a casa vostra e potete farlo. Sì. Allora, quindi hai già messo sul tagliere due bei pezzi di filetto. Anche quello è il filetto? Anche quello, perché è la testa. Ah, quella è la testa, va bene. Io cosa ne faccio di questi due? Questa è la parte che esce fuori dalle bistecche. Questa, ah, ecco. Questo è più piccolino, perché volevo fare dei filetti mignoni. Dei filetti mignoni. Ci sono dei filetti detti 8 più, però sono costosissimi, sono bellissimi, ma per fare un Wellington diventa anche arduo finirlo. Ecco, e noi invece lo vogliamo finire anche nei tempi televisivi. Quindi, io che cosa fa con questi due bei pezzi di filetto? I sali e li pepe. Eccoci, il famoso quanto basta, che mi dirai te, ovviamente. Sì. Devo abbondare, giro. Vado bene? Benissimo. Continuo? Sempre su non questo? Non esagerare, c'è prosciutto poi. Non esagero, quindi passo a insalare l'altro. Sì. Ecco, perché quando cuciniamo dobbiamo sempre tenere presente poi quali sono il resto degli ingredienti, perché sì, ovviamente se vado a usare un altro ingrediente che può darmi della salinità maggiore, come il nostro prosciutto toscano, devo ricordarlo. Un po' di pepe, anche lì non esagerare, perché il nostro prosciutto ha pepe. Perfetto. Adesso prendi il burro e l'olio, ci spostiamo di là. Prendo il burro e l'olio e andiamo al fornello, alla padella. Prego. Un filo. Un filo d'olio. Due pezzetti di burro. Due pezzetti di burro. Non fare il taccagno, perché... Ah, vado? Sì, perché la carne rimane più morbida. Basta. Okay. Un'asciugatina alle mani, ovviamente, perché qui si lavora, ragazzi, eh! Allora, Giovanna, innanzitutto, la prima curiosità che ho
Il filetto all'olio sarà ben cotto, sarà poco cotto, sarà al sangue? Allora, il filetto all'olio a secondo gusti, pure quello. Noi cercheremo di farlo venire rosa. Di farlo venire rosa, ma non traboccante di sangue. Spero di no, è sempre un'incognita. È sempre un'incognita. Questo per chiunque comunque. Per chiunque comunque, cioè uno deve conoscere bene il pezzo. Il pezzo, bene il pezzo. Poi si può, nel caso della carne, anche assecondare comunque il gusto del cliente. Sicuramente, giusto? Uno mantiene più in cottura o meno in cottura. Allora, mettiamo il... proprio i pezzi interi così si mettono. Sì. E lo fai andare. E lo lascio andare lì così. Deve durare da tutto. Ovunque. Quindi non ci possiamo distrarre, dobbiamo rimanere concentrati sul nostro, sulla nostra padella. Ecco, devo tenere su proprio il burro quindi. E il fuoco non possiamo farlo a fuoco basso perché altrimenti lessa e non. Aspetta a girarlo, ci vuole. No, va bene, però il manovellato aspetta un attimo, la carne meno la giri meglio è. E io figurati, invece pensavo che dandogli un continuo movimento permettevo alla carne di non bruciare. Invece dandogli un continuo movimento non gli fai fare la crosta che serve per chiudere i liquidi della carne dentro. Signora Teresa, non faccio come me, ma sono sicuro che lei lo sapeva, d'altronde io sono a scuola di cucina dalla Giovanna e mi sembra giusto dover anche commettere dei piccoli errori che non faccio volontariamente, ma proprio per ignoranza mia come in materia. Come chi fa l'errore di non salare o ungere la carne prima di cuocerla, in quella maniera non dai modo al foro della carne di chiudersi e quindi la bistecca si asciuga dentro o il filetto si asciuga dentro. Questo anche su una griglia? Questa è una discussione aperta. Ecco, perché io per esempio sulla... Noi ora io e la Giovanna mentre aspettiamo io gli racconto i fatti miei, ma voi ci siete abituati. Io per esempio quando devo fare la griglia, il classico barbecue da casa, da giardino, non la salo. Allora, non salo e non seco, la lascio condire poi ai commensali ognuno come crede. Sulla bistecca, ti parlo, mentre la rostigiana prima me la preparo un pochino. E invece facendo in quella maniera dai modo ai stucchi, siccome il sale e l'olio caramellano il sangue della carne sopra, non salandola e non ungendola, anche se non ci vuoi mettere il pepe perché c'è anche da noi al pepe, ma anche poco di sale, dai modo alla carne di caramellare, quindi tutti rimangono dentro la bistecca. Perfetto, e senti. E non bucarla. E non, ecco, quello non lo faccio mai. Sempre sale fine? No, c'è chi nel filetto per servirlo con un lardo di colonnata, comunque al naturale usa il sale grosso. Il sale grosso. In realtà noi siamo abituati al sale fine. E poi c'è un detto tra gli chef, le donne usano il sale fine e il sale grosso lo usano gli uomini. Non so perché. Va bene, lo prendiamo ovviamente come buono, è una cosa da chef, cosa che io non sono, e quindi io uso il sale fine anche a casa. Allora, noi lo facciamo alla Giovanna. Indubbiamente sì. Allora, Giovanna, innanzitutto mi hai detto pane di recupero, questo pane è fresco? Allora, io non avevo pane di recupero, non questo avevi... è fresco, però il pane di due giorni... Ecco, ti volevo chiedere proprio quello, fino a quando si può fare il recupero, non una settimana prima. No, perché non taglieresti neanche. Perfetto. Però io di due giorni sì, perché poi tanto la carne rilascerà i suoi succhi. E quindi ce lo ammorbidisce. Perfetto. Togliamo la mollica e facciamo il posto. Togliere all'altro. Quindi qui... Questo lo recuperiamo per il primo piatto. Qui ci andremo. E devo farlo bellino come hai fatto te, no, tutto te. Ah, ecco, no, perché non ci riuscirei mai. No, non chiedo tanto. Quindi qui noi ci andremo ad agiare il nostro filetto e poi immagino che lo copriamo proprio. Giusto? Sì, no. Però prima di adagiare il filetto... Lo appoggi sulla teglia il pane. Lo appoggio sulla teglia. Nel frattempo Giovanna ovviamente è ritornata a controllare il giusto punto di cottura. È un piatto un po' lunghino, quindi noi ci lavoriamo in due. Indubbiamente. Lo spalmi con la besciamella, tutti e due pezzi. Lo spalmo.
Parotto sia Nutella. Completamente. Ma quanta devo mettere quanto tu? Basta? Quanto basta? A me è quanto basta, Giovanna, che mi metta in crisi. Senti, ma anche tutto il bordino o soltanto l'interno? No, dentro, il bordino no. Il bordino no, quindi. Così va bene, non tanto di più né tanto di meno, perché serve per. No, perché se te mi dici immagina sia Nutella, io ci metto mezzo barattolo poi di Nutella, capito? Al rosa, aggiungendo del brodo di carne, e lo lasciamo andare abbassando quindi la fiamma, a questo punto la fiamma la passiamo, perfetto. Allora il nostro filoncino, sì, è importante la forma. Beh, io ho preso nel nostro caso perché il fletto è allungato, sì. Allora, besciamella messa molta meno di quanto io ci avessi, fosse stata Nutella ne avrei messa di più, il prosciutto toscano, che ci fa, a parte mangiarlo perché lo mangerei? Lo metti disteso. Ma con i bordi fuori? I bordi fuori perché dopo ci giriamo il filetto. Quindi come se fosse una copertina, sì? Così. Una parte di fuori da una parte e una dall'altra, perché lo devi proprio ricoprire dopo il filetto, ce lo riavvolgi, capito? Guarda, così. Ah, proprio sì. A zigozago. Per tenere nella monata col pesce. A zigozago metto il prosciutto. E ora metti una striscia di champignon. Una striscia di champignon che abbiamo già saltato con aglio e prezzemolo. Senza niente, solo un pochino di sale, perché non deve andare a coprire il sapore del filetto. Questo brodo di carne che noi stiamo facendo e ci stiamo cuocendo il nostro filetto, noi dopo lo riutilizziamo per il fondo del piatto, così proprio per il pane, per la mise en place. Sì, perché il pane andando in forno si asciuga, e quindi sul fondo del piatto mettiamo il brodo di cottura del filetto e riammorbidiamo il pane. In forno per mezz'ora, ma domandona, caldo o freddo? Cioè, lo devo portare a temperatura? No, lo metti da freddo. Io lo metto da freddo perché i forni nostri sono ventilati. Era proprio qui che volevo arrivare. Chiunque perché ha un forno ventilato, perché ora ci sono anche nelle case i forni ventilati, deve sempre mettere tutto da freddo, anche le torte. A casa lo porto a 180 gradi e in forno per mezz'ora. E comunque mi rimane come tempo di cottura mezz'ora. Allora Giovanna, io ora ti lascio col buon Francesco, io vado a sistemarmi perché fra pochino arriva il nostro ospite, anzi la nostra ospite, e ci ritrovo a casa, sì. Come con gli gnocchetti della settimana scorsa.
non la... Allora, in sé per sé la ricetta è semplice. Il problema sarà trovargli io il giusto punto di cottura, come hai fatto te al tornello. Cucina tutto è semplice. Sì, basta saperlo, grazie. Ma io finché sono con te lo vedo che è semplice, quando sono da solo che iniziano le peste. Sempre meglio abbondare che difficile, ma veramente. Nel senso, se metti un po' di farina e non sei sicuro, metti un'altra po'. Almeno casco in piedi. Grazie Giovanna, ci vediamo dopo che mi racconti tutti i vari piatti. Voi rimanete con me.